Edito da Armando Editore, è fresco di pubblicazione La mafia spiegata a mia figlia, scritto da Edoardo Marzocchi, tenente colonnello della Guardia di Finanza da 10 anni in forze alla direzione investigativa antimafia, ed è un libro che è stato anche recentemente premiato, appunto con il premio Falcone Borsellino, e che ha avuto la pubblicazione involontariamente a poche settimane, pochi mesi prima dell'arresto del latitante numero uno in Italia, ovvero Matteo Messina Denaro. Le chiedo allora, Marzocchi, come cambia, se cambia adesso la lotta alla mafia alla luce dei fatti di cronaca di cui tutti sappiamo. Beh, la lotta alla mafia diciamo che è costante, intensa e questo arresto eclatante l'ha dimostrato. Le forze dell'ordine in silenzio lavorano, la magistratura lavora intensamente, non solo per questa cattura, ma in generale è una lotta intensa. Quello che cambia, secondo me, è la sensibilità, la percezione di mafia da parte dei giovani, che finora magari tutti i giovani nati dopo le stragi del 92, del 93, l'hanno vista come una cosa lontana anagraficamente e in molti casi anche geograficamente. E questo arresto l'ha riportata all'attenzione, perché poi ci sono stati tanti servizi speciali che hanno scavato nelle realtà socio-economiche di questo, nel retroterra, di questo contesto criminale. E i giovani hanno detto: allora la mafia esiste davvero, allora c'è, non è una cosa solo del passato, per quanto poi sia ovviamente cambiata negli anni. La mafia spiegata a mia figlia è un grande dialogo sostanzialmente, appunto, tra lei e sua figlia, dove appunto lei spiega la sua attività professionale, il fatto appunto di essere in forze alla DIA. Le chiedo se ha continuato a parlare con sua figlia anche dopo l'uscita del libro e anche alla luce dei fatti di cronaca legati all'arresto di Messina Denaro. Sì, direi che è stato inevitabile e quindi ne abbiamo parlato naturalmente, perché questo arresto e poi il bombardamento anche televisivo, mediatico, naturale e comprensibile, ha ovviamente suscitato la curiosità di mia figlia e non solo, ma ho visto anche dei compagni di classe, di tanti giovani, di ragazzi. Ha suscitato questa attenzione e questa curiosità, in particolar modo di mia figlia, anche perché è una cosa che in un certo modo percepisce più vicina, sia per il lavoro del babbo, sia per questa realtà territoriale, dalla provincia di Trapani a quella di Palermo, dove è nata la sua mamma, mia moglie, dove torniamo in vacanza, che conosce i luoghi belli, i luoghi delle stragi, il dolore e il piacere di quella terra. Quindi, sì, mi ha fatto molte domande, è stata incuriosita. Lei, tra l'altro, ha sempre incontrato i giovani studenti nelle scuole, anche negli anni precedenti alla pubblicazione del suo recente, come lo vogliamo definire, saggio romanzato, saggio Sì, scritto con linguaggio narrativo, ma è sempre, assolutamente. sempre un saggio comunque, sempre di un saggio si tratta. Ecco, alla luce appunto di questa pubblicazione le chiedo se ha continuato poi a incontrare i ragazzi nelle scuole secondarie toscane e non soltanto. Certamente, certamente ho continuato, anzi arrivano molte richieste dalle scuole, non solo toscane, è ovvio che non si possono soddisfare tutte perché insomma Lei deve anche lavorare, il tempo immagino. è quello che è. Per noi è un'attività importante, anche lavorativamente, sensibilizzare e trasmettere la cultura della legalità tra i giovani, però ovviamente poi abbiamo tempi e modi anche limitati. Però si sì, continua, io da tanti anni porto avanti questi incontri alle scuole e devo dire che poi il libro nasce proprio da questo, anche dalle domande che mi hanno fatto gli studenti e dalla curiosità degli studenti nel tempo, dei giovani, che mi ha dato anche lo spunto. Lei giustamente dice: è un saggio o un romanzo? Mi ha dato lo spunto proprio per adottare un taglio narrativo che stia a metà in tra questi due parametri, tra questi due schemi, proprio per arrivare ai giovani e meno giovani, però arrivarci con un taglio confidenziale, un po' più un linguaggio, come direbbero oggi, smart. Sì, molto efficace è appunto la penna di Marzocchi, mi sento di dirlo, anche perché ci sono dei
racconti, dei passaggi dove determinati fatti di cronaca, anche legati all'attività criminale dello stesso Messina Denaro, quando appunto era latitante, scritti con una penna davvero avvincente, davvero scrittore. Ecco, non vi anticipo niente, chi leggerà il libro troverà appunto delle pagine anche intense, non voglio dire necessariamente belle, perché quando si parla di un bambino sciolto nell'acido di bello c'è poco, ma scritte in maniera molto molto intensa. Ecco. Volevo chiedere appunto a Marzocchi il rapporto anche con la storia, perché abbiamo detto Firenze è stata luogo di strage, purtroppo la strage dei Georgofili, i 30 anni dalla strage, e ricordiamo anche il fatto che nel 2022 sono intercorsi i 40 anni dal 41 bis, 416 bis, ecco, sì. E molto molto come dire famoso anche in qualche modo. Ecco, allora le chiedo, questi due aspetti, questi due anniversari hanno inciso sulle domande, ad esempio, che i giovani le rivolgono nelle scuole? Beh, sì, ovviamente va contestualizzato dove vado a parlare. Se andiamo in Toscana, ovviamente c'è un'attenzione maggiore su questa ricorrenza drammatica dei Georgofili, 30 anni, ma non solo, anche altrove c'è un'attenzione. Ha detto bene lei, sono stati 40 anni nel 2022 dall'entrata in vigore del 416 bis, cioè l'articolo che sanciva il reato di associazione mafiosa. Cioè, fino a quel momento il legislatore non aveva codificato il reato di associazione mafiosa, c'era l'associazione per delinquere. E come disse un magistrato alle lezioni quando frequentavo l'Accademia, tutte le leggi in materia di mafia sono state fatte sul sangue delle vittime. Una brutale, triste ma reale verità. E anche il 416 bis nacque dopo la strage, dopo l'uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto generale dei Carabinieri, mandato a Palermo per contrastare la mafia, e della sua moglie e della sua scorta. E i ragazzi hanno curiosità comunque di fatti anche antecedenti molto lontani dalle loro nascite. Matteo Messina Denaro è stato un criminale, perché fortunatamente appunto è assicurato alle patrie galere, ma molto famoso, molto noto e forse addirittura temuto, stimato anche dalle altre mafie, cioè dalle altre organizzazioni mafiose italiane e non soltanto, questo ci hanno raccontato appunto le cronache. Allora le chiedo, lei giustamente spiega a sua figlia la mafia, ma esiste solo una mafia, o si intende mafia un'organizzazione come dire criminale radicata, oppure di mafie ce ne sono tante, sono vaste e varie e è difficile comprenderle e contrastarle singolarmente l'una e l'altra? La ringrazio per questa domanda, perché è una domanda importante che coglie proprio anche l'essenza del libro. Non a caso nella quarta di copertina del libro io cito una frase emblematica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parla di mafie al plurale e dice che sono un cancro pervasivo che impone giochi e sopraffazioni, distrugge speranze, quindi le paragona a una malattia grave e si diffonde nell'organismo. E lo dice al plurale perché non è importante quello che scrivo nel libro di come si qualifica una mafia, la possiamo chiamare Cosa Nostra, Sacra Corona Unita, Camorra, non è quello il punto, è l'atteggiamento, sono le caratteristiche, cioè questo stato di assoggettamento delle vittime, le condizioni di omertà, questi caratterizzano le mafie e l'atteggiamento mafioso. Quindi non, è sbagliato oggi parlare di mafia al singolare, è importante parlare di mafia perché appunto italiane e straniere hanno delle caratteristiche comuni che qualificano queste azioni e organizzazioni criminali. Il rapporto genitori-figli, lei appunto ha scritto questo libro in relazione a un dialogo iniziato e avuto con sua figlia. Ecco, le chiedo, il rapporto oggi genitori-figli quanto è cambiato rispetto alla sua generazione, che poi è anche
la mia, ecco, quindi diciamo trainati negli anni 70. Che cosa è cambiato oggi e nella anche percezione che lei ha magari con i genitori degli amici, delle amiche dei suoi figli? Beh, io nel libro faccio proprio dei parallelismi e cerco di alternare i piani di lettura, gli archi temporali e anche, come ha detto prima, anche i racconti veri, dove entro con dei racconti veri, con delle storie autentiche di lotta alla mafia e di sacrificio. In questi parallelismi, scarti temporali, io infatti parlo anche di me quando ero ragazzo e io, essendo toscano, vengo da una realtà, la Maremma, dove francamente non si parlava di mafia negli anni 70, 80, ma si parlava di tantissime problematiche, alcune ce le trasciniamo ancora oggi: il turismo, la viabilità, le infrastrutture, tutti i problemi, l'autostrada, che il corridoio Tirreno. Antichi problemi del territorio. Che ci portiamo avanti da una vita, ma di mafia non si parlava. Si parlava di depressione, di occupazione, al limite del brigante Tiburzio, un retaggio storico, ma di mafia no. E mi ricordo infatti che ci sconvolse comunque perché l'attentato, la strage di Capaci del 92, mi ricordo era un sabato, era a scuola, e lo racconto nel libro cercando di suscitare l'attenzione di mia figlia e del lettore in questo caso, per far capire dove eravamo quel giorno, cosa facciamo oggi di sabato nella ricorrenza di quell'attentato, anche chi non c'era cosa fa oggi quando cade quella data, come tutti ci ricordiamo dove eravamo l'11 settembre, faccio un esempio, ecco, ci sono delle date che sono importanti, tragiche ma importanti e non si cancellano, quindi cerco di portare questa conoscenza anche a chi non c'era allora. Ma La mafia spiegata a mia figlia è un libro più per genitori o per i figli? Quello dicevo prima, il taglio che cercavo, il taglio narrativo, il taglio colloquiale, ecco, confidenziale, è perché mi volevo rivolgere sia a mia figlia, ma anche ai genitori affinché parlino ai propri figli. Infatti non è un libro per bambini, questo potrebbe essere l'inganno del titolo, è un libro per giovani e per adulti, perché poi appunto il linguaggio è diretto, ma i fatti sono drammatici, sono pesanti. E poi più ampiamente si parla non solo di mafia, ma si parla dei valori, valori della legalità, ecco. Lei, appunto, lo dicevamo in apertura di intervista, non è alla sua prima esperienza da scrittore. Io ricordo un po' di anni fa un testo, appunto, che era Dove tutto finisce, che, se non ricordo male, era scritto in parte in collaborazione anche con suo padre, se non era... No, quello, io ho scritto due libri con mio padre, ma erano sulla Maremma. Erano sulla Maremma. Quello, il libro Dove tutto finisce, titolo malapartiano volutamente, chiaro. Mi fece la prefazione Sandro Veronesi, che ringrazierò sempre per questa perla. Ecco, appunto, dico, allora, lei con queste pubblicazioni in qualche modo sembra sempre incidere sulla realtà, cioè guardare al reale. Ecco, è una caratteristica che si sente di portare avanti, che si sente ancora appartenere, oppure magari, che so, in futuro racconterà anche qualcosa di più fantasioso? Ma non lo so, perché lei dice, come scrittore io la ringrazio, non mi sento scrittore, come direbbe qualcuno, mi sento scrivente, però ecco, diciamo che a me ovviamente naturalmente piace scrivere, piace leggere innanzitutto e piace scrivere, ma mi piace osservare la realtà, anche dal punto di vista privilegiato di chi fa il mio lavoro, no? Quindi un taglio particolare, e questa realtà cerco di raccontarla, mi piace raccontarla da questo punto di vista, che cerco di fare un po' diverso rispetto agli altri. Dove tutto finisce, infatti, raccontava la realtà pratese negli anni della crisi del distretto, visto da uno che ha lavorato lì, da un investigatore, poi opera liberamente di fantasia, ma fondata sempre sulla realtà. Ecco, che ricordi ha di Prato, le chiedo, perché lei ormai, appunto, è fiorentino professionalmente da oltre 10 anni, sì, abbiamo detto, la sede della direzione investigativa antimafia è a Firenze, ma appunto lei ha guidato la compagnia pratese della Guardia di Finanza proprio in quegli anni, sì, diciamo, complicati della crisi. Ecco, Prato, diciamo, vista da Firenze, oggi che effetto le fa? Allora, io di Prato ho un ottimo ricordo, e grande affetto. A Prato, devo dire, poi, insomma, la distanza agevola, ci torno sempre con grandissimo piacere.
Io ho vissuto la realtà di Prato nel periodo più difficile, perché, specialmente per chi fa il mio lavoro, perché la crisi del distretto, quegli anni tra 2007, 2008 e 2012 erano anni pesantissimi, dove lei si ricorda che ogni giorno venivano anche le televisioni internazionali a Prato, a CNN, la BBC, a scavare in quel sottobosco di illegalità economica, a vedere se i cinesi lavoravano per le grife, un periodo intenso, anche difficoltoso, però un periodo che mi ha dato tanto, perché abbiamo fatto grandi cose, non io, ma veramente la Guardia di Finanza ha fatto grandi cose in quel periodo, le sta facendo ancora, però era un periodo unico. Rivederla oggi vedo un ambiente anche più sereno, devo dire la verità, meno ansioso di andare a cercare l'illegalità, cosa che si trova a Prato come in tutta Italia, insomma. Però lo vedo, fortunatamente quel periodo è passato per Prato e per l'Italia, quindi la vedo in maniera anche più serena e naturalmente un po' più distaccata. Il tema crisi economica e criminalità organizzata sono ancora mondi potenzialmente collegati, o questo rischio a suo avviso è passato, è più legato agli anni immediatamente precedenti a quelli che stiamo vivendo adesso? Beh, crisi e illegalità vanno sempre a braccetto in un certo senso, perché c'è un modo di dire che è usato in varie diciamo sfaccettature: da una crisi può nascere un'opportunità, però può nascere l'opportunità anche per la criminalità, perché quando c'è una crisi, siamo in difficoltà, l'abbiamo visto col periodo del Covid, la criminalità organizzata tendenzialmente ha disponibilità di denaro, di contanti, di liquidità, mentre le persone per bene che lavorano, gli imprenditori, gli artigiani, versano in gravi difficoltà e non riescono a vedere il futuro. E allora lì bisogna stare attenti, perché la criminalità si insinua anche con il vestito buono, nel senso di colui o colui che vuole aiutarti, risollevarti, e poi invece magari ti riduce sul lastrico o ti strappa l'azienda. Ecco, dico, magari è semplicemente una finzione quella di voler aiutare, finge di volerti aiutare, poi si trasforma. In realtà poi gettano la maschera. Getta la maschera, esattamente. La mafia in sé per sé, le chiedo però, per concludere appunto questo nostro incontro, da un punto di vista diciamo sociale, è ancora aggressiva? Dobbiamo ancora temerla? O con gli arresti dei grandi latitanti, la dimostrazione forse che persino un'organizzazione così storicamente radicata, non solo in determinate regioni, ma appunto le cronache ci insegnano anche altrove, ecco, dobbiamo ancora temerla, o possiamo, da cittadini onesti quali tutti cerchiamo di essere, possiamo stare più tranquilli? La mafia, come la intendevamo, è cambiata, si è evoluta, come si evolve tutto, si evolve la criminalità, si evolvono i tempi, cambia l'economia. Come cito nel libro, in fondo, e disse il direttore della DIA, Maurizio Vallone, che ringrazio ancora per avermi fatto la prefazione al libro, in un incontro proprio con gli studenti, che gli dissero, lui chiese cos'è la mafia, e le risposero una cosa dei tempi di Falcone e Borsellino. Ecco, mai risposta fu più sbagliata, perché è una mafia che cambia come un fenomeno umano, come diceva Falcone, si adatta ai tempi, ha una grande capacità camaleontica di cambiare il vestito, di cambiare il colore e adeguarsi alla realtà. Quindi l'importante è tenere alte le antenne, le orecchie ben tese e gli occhi di chi fa il mio lavoro sempre attenti. Allora vi consiglio di nuovo la lettura, La mafia spiegata a mia figlia, Edoardo Marzocchi, Armando Editore.